Bentrovati da Sport Today, comincia il campionato, finalmente calcio giocato, Bologna atteso dalla trasferta dell'Olimpico contro la Roma di José Mourinho, un Bologna che sarà privo di Barrow, di Bonifazi, di De Silvestri, giocatori fermi ai box per problemi fisici, a cui si è aggiunto oggi anche Bardi per un problema dell'ultima ora, non è partito alla volta di Roma, ma la formazione più o meno Thiago Motta ce l'aveva già in testa ed è una formazione che dovrebbe prevedere il ritorno di Orsolini titolare dal primo minuto con Soriano a sinistra, ovviamente Arnautovic confermatissimo al centro dell'attacco, anche il centrocampo ormai è considerato quello titolare che prevede Dominguez, Medel e Ferguson pronti ovviamente a scambiarsi di posizione e poi la coppia Sumoro-Lukumi con Poch a destra e Lico Giannis a sinistra, preferito a Cambiaso anche perché l'assenza di De Silvestri fa sì che sia l'unico cambio per i due esterni di difesa, dicevamo appunto le assenze di questi giorni, tutto pronto però per la gara che si giocherà domani 16:30 allo Stadio Olimpico, ricordo che dalle 15:30 saremo già in diretta con Solo Calcio per raccontarvi questa prima partita del 2023, questo ritorno al campionato, ma contemporaneamente con il ritorno al campionato c'è anche l'apertura del mercato e allora andiamo a capire che cosa sta succedendo nei movimenti in casa a Bologna, nel servizio, nella corrispondenza del nostro Luca Pinkerle. Il Bologna domani tornerà in campo contro la Roma per la ripresa del campionato, ma attivi anche sul mercato perché le priorità del club rossoblù sono quelle di rinforzarsi cercando un terzino sinistro. Diversi profili sondati da Sartori e Di Vaio, ma ce ne sono diversi che sembrano essere in pole per arrivare a gennaio. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto, parlando sempre di cifre che girano tra i 3 e i 4 milioni di euro. Il profilo principale seguito è quello di Oleg Reapchuk, terzino sinistro moldavo dell'Olympiakos classe 98, per il quale però è già stata rifiutata un'offerta. Allora bisognerà capire se il Bologna vorrà rialzare o andare comunque su diversi profili che il club sta valutando. C'è quello di Alexa Terzic della Fiorentina, terzino sinistro per ora chiuso da Biraghi, ma Vincenzo Italiano, l'allenatore della Fiorentina, per ora non vorrebbe lasciarlo partire perché il club viola comunque sta giocando le coppe e servirebbe un ricambio per il ruolo di terzino sinistro. Il Bologna valuta anche il classe 2002 del Copenaghen Victor Christiansen, un profilo più di prospettiva, già pronto comunque perché ha giocato anche da titolare 6 partite di Champions in questa stagione, anche se la formula per lui potrebbe essere quella di un passaggio in rossoblù a titolo definitivo nel caso in cui il club volesse andare su di lui visto il potenziale del giocatore. Questi i profili principali cercati per il ruolo di terzino, si lavora anche per un esterno alto ma per ora non sembra la priorità finché non riescono a uscire giocatori come Cassius e Vignato, non convocati per la partita di domani contro la Roma e quindi ufficialmente sul mercato. Per Vignato ci sono diverse richieste per ora soltanto però di sondaggi che vedono il giocatore interessato a diversi club di Serie B, ma per ora nulla di concreto per quanto riguarda le offerte. Cassius invece è un mercato un po' più europeo con il club che potrebbe lasciarlo partire in prestito. Per ora però sono queste le mosse del Bologna in attesa di tornare sul campo domani contro la Roma. E allora da domani a partire dalle 15:30 diretta e TV Solo Calcio fino all'ora del TG intorno alle 19:20 daremo poi la linea all'informazione per poi alle 20:30 tornare a collegarci in diretta con Nardò per trasmettere la partita della Fortitudo in chiaro, parliamo ovviamente di Serie A2 impegnata nella trasferta dicevamo di Nardò. Ma andiamo con ordine, poi parliamo anche della Fortitudo, adesso torniamo alla Virtus che ieri sera ha perso in casa la prima gara dell'anno contro Milano, era l'attesissima sfida, finora la Virtus aveva avuto la meglio su Milano, ieri invece non c'è stata partita, ce ne parla Rita Mandini. La Virtus cade nettamente in casa nel big match con Milano, che la raggiunge al primo posto in classifica. Troppi giocatori non in perfette condizioni nella squadra di Scariolo, le energie mancano e si vede, mentre gli avversari le stanno recuperando. Alla Segafredo Arena, davanti a quasi 9.500 spettatori, l'Armani appare più lucida e concreta, in difesa e al tiro. Scatenati Davis e Bern, sempre in controllo dell'incontro, la formazione di Ettore Messina, fischiatissimo dal pubblico. Dall'altra parte, Teodosic
su tutti prova a tenere in piedi lo sterile attacco bianconero con i suoi 17 punti. Il risultato finale di 96-74 per gli ospiti è una sconfitta pesante, ma da dimenticare subito perché fra due giorni c'è di nuovo l'Eurolega. Giovedì la Virtus sarà in trasferta a Barcellona, mentre il campionato propone sabato sera la sfida in Piemonte con Tortona, che in classifica al momento insegue da sola proprio Virtus e Milano. Non ha cercato scuse a fine gara Sergio Scariolo per spiegare che proprio ieri la sua squadra non ne aveva per reggere il confronto con Milano. Sentiamo le parole del coach bianconero. Beh, non c'è molto da dire, bisogna fare i complimenti all'Olimpia che ha giocato sicuramente in tutti gli accoppiamenti individuali meglio in difesa di noi e ha avuto anche soprattutto nel secondo tempo un livello di precisione nei tiri anche difficili quando siamo riusciti a evitare che tirassero tiri facili. Sicuramente non abbiamo avuto né la condizione né l'energia sufficiente o non l'abbiamo recuperata in tempo con rispetto all'ultima partita. Sapevamo di avere molti giocatori in cattive condizioni e che due giorni sono molto pochi, ma allo stesso tempo avevamo speranza, desiderio e volontà di provarci. Devo dire che fino a un certo punto ci abbiamo anche tentato, ma bisogna riconoscere la superiorità dell'avversario e veramente girare pagina, recuperare salute e condizione e crescere sotto tutti i punti di vista. È chiaro che in questo modo, in questa situazione possiamo fare una buona partita ogni tanto, ma la continuità ha bisogno di molte più forze, ha bisogno di poter stare in campo con quelli che hanno la tenuta fisica e atletica per poter stare in campo a questo livello del campionato anche, così come ovviamente dell'Eurolega. Queste sono tutte cose che sappiamo, poi naturalmente le circostanze impongono di cambiare piani di rotazione, far giocare giocatori che probabilmente hanno bisogno di fermarsi e altri che invece hanno proprio bisogno di giocare anche se sono ancora molto molto arrugginiti. Insomma, è un mix un po' complesso, ma lotteremo. Lotteremo, dice Scariolo. C'è anche l'altro coach che allena l'altra squadra di Bologna, Dalmonte, che deve fare i conti con tante assenze, una trasferta difficile, domani 20:45 palla 2 a Nardò. Oggi ha parlato Luca Dalmonte, allora andiamo a sentire le sue parole. Siamo stati costretti, la situazione è in miglioramento, ma è in miglioramento in funzione della partita, che è già una notizia. È chiaro che c'è il rammarico di non avere sviluppato un modulo di lavoro corretto ed efficiente. Si vola per combattere la partita, cercando di vincere la partita nostra, quella di fare al meglio quello che siamo in grado di fare. Poi alla fine, possesso dopo possesso, andremo a raccogliere quello che la sirena ci dirà. Senza avere alibi, senza avere scusanti, solo questo rammarico che lo sviluppo del lavoro ad oggi è veramente molto condizionato, ma quando ci sarà la palla 2 dobbiamo assolutamente spogliarci di questi pensieri ed essere presenti dentro il campo. A livello numerico, quindi, Luca, ti chiedo, a radori a parte, gli altri proveranno a stringere i denti? Assolutamente sì, a livello numerico abbiamo recuperato negli ultimi due giorni Nazareno e nell'ultimo giorno, cioè oggi, Fantinelli. Nardò ha dimostrato nelle ultime partite, al di là dei risultati, che sono comunque certificati, di avere un potenziale offensivo importantissimo, perché le medie sono altissime, stiamo parlando di 90 punti a partita, stiamo parlando di una percentuale da 3 distribuita su molti giocatori. È chiaro che l'arrivo di Smith ha provocato uno spostamento delle attenzioni difensive degli avversari, dando la possibilità a tutte le sponde, quindi tutti gli altri giocatori, di essere coinvolti e di avere quello spazio, quel vantaggio che loro sono in questo momento bravi a concretizzare. Dobbiamo avere questo
in questa idea difensiva sicuramente di lavorare con grande attenzione nell'uno contro uno di tutti, cercando di essere consapevoli che Smith a prescindere può portare a casa una delle statistiche importanti. Penso che sia da bilanciare e da portare in equilibrio il fatto di non dare le possibilità a extra player, a giocatori in più al di là di Smith, di poter fare la partita. E ricordandovi la diretta della Fortitudo domani sera su TV Rete 7 a partire dalle 20.35, la palla 2 sarà 20.45, quindi una decina di minuti prima saremo già in diretta. Con questo ci salutiamo, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i programmi di ETV.